Il calcolo della massima FEM, forza elettromotrice, si poteva fare anche in quest'altro modo. Si scrive l'equazione oraria del moto armonico con cui oscilla questa barretta avanti e indietro intorno alla posizione di equilibrio O. L'ampiezza di questa oscillazione è A, che graficamente è la lunghezza di questo segmento qua. La barretta parte all'istante 0 dalla posizione all'estremo destro, quindi con posizione più A, e poi oscilla avanti e indietro tra queste due posizioni estreme di moto armonico. La legge oraria del moto armonico è A coseno di omega t, coseno proprio perché parte dall'estremità destra. La derivata della posizione rappresenta la velocità istantanea e quindi vale meno A omega seno di omega t. Abbiamo già visto prima che la forza elettromotrice massima vale BL per la massima velocità che la barretta ha quando passa per il centro, per il punto O. Quindi BL x punto massima. Ma la massima velocità in modulo si ottiene quando il seno fa 1. Poi per calcolarli in modulo togliamo il segno meno e quindi la massima velocità in modulo è a omega V max e pi greco metri al secondo. Dunque la massima forza elettromotrice vale BL a omega. Sostituendo i valori numerici che già conosciamo, troviamo la massima forza elettromotrice uguale a 0,094 volt.